È stata un'intervista ricca di dichiarazioni forti e importanti quella che Livia Bella ha rilasciato ieri a Non succederà più, il programma dell'emittente radiofonica Radio Radio condotto da Giada Di Miceli. L'ormai ex Gefina ha parlato di un possibile ricongiungimento con il suo ex Alessandro Calabrese, anche lui concorrente del Grande Fratello 14, non escludendo l'eventualità di un riavvicinamento con il suo ex e parlando di un sentimento ancora presente, ma difficile da definire, almeno finché il bell'imprenditore resterà nella casa più spiata d'Italia. Rivedere Ale al GF in dolce compagnia di Federica Lepanto ha risvegliato in lei il forte senso di possesso nei riguardi dell'ex fidanzato e le ha provocato la forte reazione di cui si è più volte pentita. La bionda siciliana si è detta forte, ma ferita dalle accuse di bullismo e ha tenuto a precisare che ad usare espressioni ben più sgradevoli e minacciose è stata proprio la Lepanto, che durante uno sfogo con Rebecca De Pasquale è arrivata ad augurarle la morte. Interrogata sul presunto e pseudo fidanzato, Ramzi, la gemella ha dichiarato di non essere innamorata e di non aver mai parlato di una relazione seria con il modello egiziano, ma di un forte interesse e di una intensa frequentazione senza promesse, ma con un forte coinvolgimento da parte del giovane, che rivedrà proprio nei prossimi giorni. Qui di seguito potete gustare l'intervista completa. Clicca sull'immagine per vedere il video. Anche Verdiana Fanzone nella sua videocat ha parlato di Federica, confermando e spiegando i motivi della sua antipatia nei riguardi della giovane salernitana. La manager 27enne ha parlato di mancanza di rispetto per quanto riguardava le scorte alimentari della casa e di una metamorfosi del giovedì. Con la stessa ironia e lo stesso carisma che ha mostrato in casa ha parlato di una persona che sta tentando di ritrovare fuori e dei rapporti costruiti nel corso delle ultime settimane, in particolare con Rossella Intellicato. La Fanzone ha anche commentato il gesto di Domenico Manfredi, parlando di mancanza di rispetto verso la fidanzata Barbara Donadio e tacciandolo di poca trasparenza, e la scelta di Kevin Scebabi di schierarsi accanto alla Lepanto, durante l'ultima puntata serale condotta da Alessia Marcuzzi, si è ricreduta, invece, per quanto riguarda Valentina Bonariva, della quale ha, adesso, una buona opinione.